Ci ha raggiunto il capitano, sicuramente una partita difficile da affrontare qui al Via del Mare contro comunque una delle squadre più in salute, però un avvenimento che soprattutto nel primo tempo ha dimostrato grande personalità, aveva un po' bisogno di ritrovarsi questo avvenimento. Sì, dispiace che ci mancano, vedendo la classifica ci manca qualche punto e questo è il rammarico più grande perché oggi ho visto una squadra, soprattutto il primo tempo, un Benevento, un gran Benevento e oggi c'è stata una partita di due grandi squadre che lottano fino alla fine di questo campionato. Contro il Lecce non era semplice, soprattutto sulle fasce, no? Perché è proprio lì che la squadra di Baroni ha grande, grande qualità. Sì, noi siamo stati molto attenti sulle fasce e come ho detto prima ho visto un grande Benevento e il rammarico che nel primo tempo ci poteva stare anche qualche gol in più, però purtroppo il calcio è questo e ci portiamo a casa un punto con la consapevolezza di essere una grande squadra. Forse è proprio la fase conclusiva che sta mancando a questo Benevento nelle ultime due partite, giusto? Sei d'accordo? Poi dimenticando chiaramente la prestazione in casa dell'Alessandro. No, no, vabbè, a volte se non facciamo gol uno può dire è mancato il gol, ma purtroppo la colpa è di tutti se prendiamo gol oppure non lo facciamo, quindi dobbiamo essere più incisivi in fase difensiva e anche offensiva. Studio. No, lo ricordavi, manca qualche punto al Benevento, ma un girone dopo, due pareggi, ma prestazioni completamente diverse, con un Benevento che ha saputo affrontare il Lecce superando la pressione offensiva proposta dagli avversari, orchestrando molto meglio, anche con una formazione che è stata rivisitata al netto di infortuni, assenze di quello che cambia in un girone. Quindi è un passo in più, nonostante sia un pareggio. No, sì, come ho detto prima, al di là degli infortuni ci sono tutti i giocatori forti e l'abbiamo dimostrato soprattutto nel primo tempo. Come ho detto prima, oggi abbiamo avuto la conferma che siamo una grande squadra e ce la possiamo giocare a viso aperto con tutti. Al di là che era il Lecce, con tutto il rispetto, una squadra che è prima, non per caso, quindi penso che il primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, poi nel secondo tempo siamo stati un po' lì e alla fine abbiamo portato un punto a casa. Billy. Ciao Gaetano, rispetto alla gara d'andata che fu Ciao la. Billy. Ciao Gaetano, la gara d'andata, come ricorderai, probabilmente fu il Lecce la formazione che mise maggiormente in difficoltà il Benevento, soprattutto sulle fasce laterali. Oggi invece hanno funzionato i meccanismi, ho visto che anche, per esempio, sulla tua fascia, sia Ioniza e sia Insigne venivano a dare una mano per cercare di impedire a Lecce di fare il suo solito gioco con le catene laterali. Si può dire che tutto questo può essere racchiuso in un miglioramento complessivo, in una crescita complessiva di questa squadra, che anche sul piano della personalità alla fine non ha commesso l'ingenuità di voler andare a tutti i costi a segnare, ma si è accontentato del pareggio. No, sì, ormai siamo una squadra, cioè, di esperienza e come hai detto tu, all'andata è stata un'altra partita, al di là che alla fine sono stati solo errori nostri all'andata e oggi non abbiamo commesso gli stessi errori. All'andata sappiamo che abbiamo beccato, la formazione più forte che avevamo incontrato in questo campionato. E lì è stato tutto colpa nostra perché forzavamo le palle, andavamo subito sui lanci lunghi, invece oggi no, siamo messi lì, abbiamo giocato la palla e ci siamo divertiti. Sonia. Una battuta, bisogna aiutare di più forti a segnare. Vabbè, Forte lo sappiamo che è un grandissimo giocatore, deve stare solo tranquillo e lavorare che i gol arrivano. Forse sarà quello più importante. E poi questo tour de force, no? Ascoli fra qualche giorno, poi Cittadella, e sarà insomma un mese importantissimo per il Benevento. Sì, noi dobbiamo lavorare giorno per giorno, stare attenti su tutto, perché questo mese è un mese molto molto importante e fa capire chi è che riesce a stare sui piani alti.